invitato, ho voluto leggere l'oggetto dell'iniziativa e naturalmente non ho avuto difficoltà a riconoscere che l'oggetto potesse essere il congresso. Il congresso ha una radice semantica impegnativa. Congresso viene da ingresso, ma anche un'altra radice semantica che è aggressione. Congresso evoca sia l'ingresso rispetto ai temi che sono l'emergenza del momento, ma è anche un'aggressione nei confronti delle questioni che non hanno trovato soluzione. Chi ha una grande tradizione di congresso, per esempio, è la Chiesa, che per 2000 anni è riuscita a mantenersi in vita in ragione del percepire il congresso attraverso la postura dei sinodi, che vuole essere poi una postura che accoglie dentro di sé tutto quello che accade nella vita della comunità mondiale. Per una città un congresso che cos'è? Di sicuro è una fotografia esaustiva che mette a segno i problemi che sono stati risolti, i problemi che ci sono da risolvere, il metodo per risolvere i problemi, l'agenda delle priorità e poi la capacità di collocare e di mettere in cammino lo sforzo di tutti. C'è una bellissima giornata lezione di Amato che nel 2001, quando non venne ricandidato Presidente del Consiglio dei Ministri, spiegò qual era il senso di una chiamata raccolta di tutti e dove tra i tutti c'era anche lui, che non faceva più parte della guida di quella comunità di tutti, e disse che la riuscita sarebbe dipesa dalla capacità di far sentire tutti i protagonisti, cioè di far salire tutti, di far sentire tutti in cantiere. Un congresso che si saluta con successo fa in modo che tutti si sentano in cantiere. Perché tutti dovrebbero e potrebbero sentirsi in cantiere? Perché c'è anche convenienza a fare parte di questo cantiere collettivo. Quale convenienza? La convenienza, per esempio, che si può contribuire a fare opere che durano nei decenni. Pensate voi alla salvaguardia di un'area verde. Quanto serve oggi salvaguardare il verde di una città o fare in modo che una città disponga di edilizia scolastica su misura dei bisogni e dei diritti di scolarizzazione? Una città di qualità, diceva chi mi ha preceduto, è una città che consente in 15 minuti la risposta a tutte le domande della vita individuale e collettiva. È un'intuizione del sindaco di Barcellona, ripetuta anche a Roma da Gualtieri, che ha funzionato. Ma basta questo per fare in modo che una città sia di qualità? E a chi tocca contribuire affinché la città sia di qualità? Solo all'apparato burocratico dentro le mura del comune? A chi ha la possibilità di deliberare in maggioranza? O è una questione della politica politica? Io penso che sia una questione della politica politica, che si costruisce anche fuori delle istituzioni e per poi arrivare dentro. Vediamo quali sono le qualità di una città che consente a tutti di realizzare il proprio progetto di vita. Una città di qualità è una città nella quale c'è la prossimità. Mantova, che ha il doppio di abitanti di voi rosetani, è una città nella quale c'è il più alto livello della qualità della vita, che non c'entra nulla con la consistenza demografica. Chi vi sta parlando ha realizzato, non da solo, la legge regionale per la Nuova Pescara. Ha fatto una legge statale per la Nuova Pescara che consegna 105 milioni per questa città che si mette in cammino. Ho spiegato che non sono gli abitanti che crescono e fanno la qualità della vita. Non è Bari, non è Palermo, non è Milano, non è Roma, la città o le città dove di più si vive meglio. La città dove si vive meglio è Mantova, e non per merito delle donazioni di San Luigi Gonzaga, perché a Mantova c'è la prossimità delle relazioni. Che cos'è la prossimità delle relazioni? Uno, le persone si riconoscono. Due, tra le persone ci sono progetti di vita che legano e collegano. Cioè c'è un progetto di vita comunitario che mette insieme. Le generazioni hanno da dirsi. A Mantova, nelle piazze, la domenica, il sabato, il venerdì, va in onda il colloquio tra i diversi soggetti
delle diverse generazioni. Perché il valore questo in una città? Cioè la prossimità della vita nella città, perché il valore? Perché questo crea una di quelle, diciamo, straordinarie risorse che un grande studioso di città, forse il più grande, Richard Florida, spiegò essere la creatività. Una città è di valore quando c'è la creatività. Che cos'è la creatività? Il rinnovamento delle idee. Perché la ragione dello sviluppo sostenibile, con o senza aggettivo sostenibile, a noi piace l'aggettivo sostenibile, è nella quantità e qualità delle idee. E le idee si rinnovano, nascono, si realizzano se ci sono le relazioni. E oltre le relazioni, se ci sono i progetti che vincolano. C'è un termine bellissimo tedesco che dice di più del nostro dire comunità. Gemeinschaft. Vogliono intendere persone tra loro vincolate che farebbero di tutto per far realizzare i progetti. Questa è la Gemeinschaft. Non è l'insieme dei cittadini del centro commerciale. Da voi si chiama Gran Sasso, forse qui si chiama quello di Eugenio, come si chiama questo centro commerciale? Gran Sasso, sì. Universo. Non è quella moltitudine lì la comunità. La comunità, per esempio, è quella che è intervenuta in Emilia Romagna per togliere il fango prima ancora dell'istituzione, o quella che si riuniva attorno a Monsignor Di Liegro per dare 70.000 pasti caldi al giorno a chi non ce la faceva. Cioè la comunità è segnata dal vincolo interno che fa fare insieme. Chi lo coltiva questo vincolo interno? Un sentimento collettivo che non è in natura, va trovato, sedimentato, pasturato, coltivato, animato, coccolato, portato avanti e rigenerato in continuazione. Lo dicono i grandi padri della nostra cultura di riferimento. Io sono un appassionato di un intellettuale poco noto della sinistra italiana che si chiama Barcellona. Pietro Barcellona era un suggeritore di Achille Occhetto, che gli animò molto la Bolognina, ma dalla parte dei cattolici, per esempio un grande teorico di questi insegnamenti, è Aldo Moro. Vedete, una città nella quale si vive bene riscontra la creatività, la tolleranza, la facilità nell'ottenimento dei diritti e nella generazione dei doveri. Una città nella quale si vive bene, anche il dovere deve essere facile, non solo il diritto. E chi lo fa questo? Chi lo fa questo? Non lo fa né Paolo Costanzi dall'Aquila, né Guido Nelson da Pescara, neanche coloro i quali con alto tasso di bravura contrattuale adempiono in ragione di una chiamata contrattuale lavorativa. C'è bisogno di un di più. Cacciari, quando ha fatto il sindaco a Venezia, chiedeva ai cittadini: siate portatori di daimon, di demone interno realizzatore, cioè generate idee tali che possano mettere insieme tanti per consentire che il futuro sia migliore del presente. Il partito non è nell'Arci, nella Libertas, nell'AIX, non so chi di voi si ricorda dell'AIX, era un'associazione socialista, non lo fa la casa editrice Sugarco, la grande casa editrice che piaceva a Craxi, Martelli e Amato, ma è il partito politico. Sergio Turone, che meriterebbe qualche sezione intitolata dalla sinistra per Amata, Sergio Turone, vi voglio dire, accanto a Tom Di Paolo Antonio, è stato uno dei più grandi intellettuali di questa regione e di provenienza nazionale in questa regione. Tom Di Paolo Antonio e Sergio Turone. Sergio Turone meriterebbe anche di avere le fotografie nelle sezioni. Fu il primo a intuire il male affare della sanità privata in Abruzzo e morì di crepa a cuore. Sergio Turone ha insegnato ad una generazione di studenti che l'insieme della democrazia dipende da quanto noi nutriamo la democrazia, cioè non è un fatto scontato, c'è bisogno di questa contribuzione costante. Il partito politico fa questo perché scatta fotografie, rileva analiticamente quello che va e quello che non va e poi ha la forza di cambiare le cose. Il partito politico, vedete, ci sono sindaci che danno del lei al comune. Io conosco un sindaco in questa regione, non dico qual è, che dice: vabbè, ma il comune non lo può fare, il sindaco non lo vuole fare. Sono sindaci che danno del lei al ruolo responsabile della sindacatura, cioè non riescono a dare del tuo ai problemi e organizzano una esternalizzazione. Quelli saranno anche bravissimi a tenere in ordine i documenti contabili, non sbaglieranno nulla rispetto, diciamo così, alla segnaletica delle regole del gioco.
ma non è questo quello che fa un sindaco che ha una chiamata democratica. Noi dobbiamo riportare la più parte di Roseto dentro le istituzioni e il partito deve essere il ponte, il collegamento, per fare in modo che nessuna idea vada sprecata e che ci siano molte idee a disposizione. Tra le idee, le stelle, concludo, sono più giustizia dal punto di vista della distribuzione della ricchezza. Funziona anche in una città, il piano regolatore distribuisce ricchezza, per esempio facendo in modo che le case popolari recuperino la funzionalità degli ascensori e dei bagni. Sapete come ha vinto le elezioni il sindaco di Bari a Bari? Dichiarando guerra a tutti i bagni delle case popolari che non funzionavano. Il bagno, dice De Caro, è il primo luogo che incontri quando ti svegli ed è l'ultimo luogo che tu incontri quando vai a dormire. Ma c'è anche il tema delle periferie, della scuola che deve essere sicura e non può trasformarsi in una bara la scuola, facendo in modo che i soldi vadano di più nell'edilizia scolastica e di meno nel frufru emotivo. Molti sindaci fanno frufru emotivo o non si assumono responsabilità. Gli eventi musicali che sembrano che regalano quintali di consenso. Questa graduatoria di priorità la si fa non con i funzionari, la si fa con la guida della politica. Ecco che è fondamentale trovarsi a congresso per aggredire i problemi e per non tradire quella che è la nostra anima. Buon lavoro.